Siamo qui con Alessandro Piva, responsabile comunicazione del Papete, una spiaggia eccezionale, la numero uno in Italia. Com'è fare il responsabile di questa stupenda spiaggia con VIP e persone internazionali da tutto il mondo, Ale? Tanta fatica, come hai appena visto sono arrivati e tutti voi andate subito a prenderli, ma giustamente loro devono anche far colazione, devono fare roba e noi dobbiamo farli stare al proprio agio. E quindi ogni tanto rompiamo voi quando vi fermiamo, però è bello averne. È bene. Ale, com'è in questo periodo? Ovviamente siamo un'estate, diciamo, non sottotono perché comunque qua c'è sempre il pienone, però diciamo che lavoriamo un po' al 50% perché ci ricordiamo il Papete dei tempi d'oro, cioè quando pre-pandemia, quando la gente veramente si divertiva, ballava, così. Com'è quest'anno? Ma in realtà noi abbiamo cambiato il mood, in realtà, nel senso ci sono più tavoli e meno posto per ballare, quindi tendenzialmente non si balla e anche i DJ mettono una musica un po' diversa che non lo stimola al ballo, però numericamente andiamo sempre molto forte. Si vede che la gente ha apprezzato e ha capito. Certo, è cambiato un po' lo stile di vita, però comunque il Papete rimane sempre un must. Ringraziamo Ale per l'accoglienza, gli abbiamo rotto le scatole, abbiamo fermato anche noi qualche VIP che c'era qua e cosa dire, vi aspettiamo qua al Papete.